il problema è che il gatto va in calore come noi, come chiunque altro, per cui il primo atto d'amore vero fatto nei confronti di questa bestia è stato tagliargli i coglioni. Adesso io mi domando, ma può essere un atto d'amore la prima cosa? Il taglio dei coglioni. Muschio selvaggio, podcast più fico, Luis, Federico, Don Triangolare, Muschio microfono, videocamere e luci, ospiti diversi, tanti nuovi amici, 20 minuti, un'ora di argomenti, età, imprevedibilità, gioco, inadeguatezza, risate, pianti, rispetto, sincerità e approfondimenti. Siamo negli anni 20. Muschio selvaggio. Idromassaggio. Buonasera, cioè buonasera, buon pomeriggio. A te. Vorrei poter offrire un caffè, ma non. Non te muove da lì che arriva via l'audio. Ok, esatto. Da dove ci parla? A chi ti stai rivolgendo del poker? Ti diamo del lei o del tu? Fate come vi pare, a me che non mi cambia niente. E io infatti mi Beh, sono io ti do del bloccato. tu, Paolo, Bravo, perché... bravo, bravo, Ok, bravo, bravo. do del tu. Mi fa strano perché... Vorresti dare del lei, Sì, no... vedendomi ormai con un piede nella fossa? No, no, non in quel senso. Ok, poi tu, Paolo, hai questo lei che sembra mutuato da Cipri e Maresco, no? Sì, Dica, bravo. lei, no? Fantastico, Cipri e Maresco li ho trovati sempre fantastici e quell'incalzare a fronte di quel silenzio lo trovo meraviglioso. Sì, Lo faccio incredibile. spesso. Ma c'è una continuità tra il tuo modo di condurre, no? Ma uno spettacolo rispetto a questa attenzione della regia di Maresco e di Cipri verso così l'apocalisse incalzante del contemporaneo negli Sì. uomini come sacchi di carne, no? Spesso. Sì, è una cosa lì portata in maniera molto estrema, anche nelle situazioni in cui vengono rappresentati, no? No, da noi quella estremizzazione non c'è nella situazione complessiva, ma c'è talvolta nella incarnazione della persona dell'interlocutore, hai capito? Quindi è una deriva sinistra che talvolta capita di incrociare e mi diverto in questo incalzare costante. Ci aiutate per noi che non sappiamo chi sono Cipri e Maresco? Che stiamo annuendo, ma Guarda, Paolo. io ho quasi timore reverenziale a parlare con quei due del piano di sopra perché voglio dire, Cipri e Maresco sono due registi che hanno lavorato su dei prodotti molto sofisticati in bianco e nero di una certa crudeltà Ah, Martin, sociale. sono quelli che mi hai fatto vedere tu, quello del tipo nella fossa. Fantastico. Ah, Sì, sì. sì. Sono quelli lì. Abbiamo, è stato oggetto di lungo dibattito E tra me e quindi Martin. sottolineava come ci fosse sempre questa sorta di apocalisse che loro andavano a scovare, apocalisse esistenziale, che è un'apocalisse che poi viviamo quotidianamente, talvolta la ritrovi nella politica, talvolta nell'economia, talvolta nell'interlocutore, talvolta nella televisione, nella radio, nella musica. Ci sono sempre fenomeni di apocalittica disgregazione del reale, insomma. Infatti a me è Quello. sempre Prego, prego, Gigino. mi è sempre piaciuto come mettessi a disagio volontariamente gli ospiti alle tue trasmissioni, nel senso che li incalzavi proprio come se stesse per succedere un casino e li mettevi in estrema difficoltà, e quello secondo me era l'intrattenimento puro e un po' quasi parodia di se stessi, no? Beh, loro vengono già problematizzati da casa, di conseguenza cerco di smussare gli angoli, però non posso non accorgermi che ci sono, insomma. Una domanda che ho fatto anche a Giovanni, cioè, diciamo che tu hai iniziato, lo sanno tutti, però vabbè, forse ha senso ribadirlo, con la televisione per giovani, per bambini, Bim Bum Bam, Bambini. giusto? Bim Bum Bam, iniziato sempre per ragazzi, era per bambini, era su Rai 1, avevo 19 anni ed si chiamava 321 Contatto, era una trasmissione di Rai 1 dove sono capitato casualmente, poi veni cacciato dalla Rai per turbolenze comportamentali, ma alcuni dirigenti avevano pensato di provare a farmi continuare e passai a lavorare a Quinta Rete, l'anno che venne assorbita
dal gruppo Fininvest, diventò Italia 1, passò nelle mani della signora Alessandra Valeri Manera e cominciai a fare i programmi per bambini, bim bum bam. Quindi non era, inizialmente non era subito, è quando Mediaset comprò varie TV locali e mandava le famose cassette. Allora era Fininvest, si chiamava Fininvest, e praticamente reclutava delle televisioni locali dove distribuiva il prodotto realizzato e nella contemporaneità della premuta del tasto lo diffondeva come a rete nazionale. Un'idea di Galliani fu questa. Ah, non di Berlusconi? Beh, poi insomma. La paternità se l'è presa lui, però. Beh, non sapevo fosse. La paternità dei successi è infinita. Quella degli insuccessi generalmente orfana. Che però, vabbè, al di là delle vicissitudini giudiziarie rispetto a quest'idea, l'idea, se ci pensi, è geniale. Cioè, non aveva una rete e quindi cosa ha fatto? Ha preso tante TV locali, quelle dove fanno le televendite, se le ha comprate e mandava gli stessi programmi, cioè lo stesso programma su tanti canali in contemporanea. Esatto. Fu una geniale, splendida strategia per scavallare un problema che in quel periodo c'era, dove c'era una unica possibilità di trasmissione del prodotto, che erano le antenne della Rai. Poi Craxi ha messo a posto tutto. E certo, queste masse era necessario, no? 19enne vuol dire che hai iniziato davvero prestissimo. Cioè, sì, per forza. È notevole. Ancora prima di quello, tu dai, che tipo di formazione hai? Dal punto di vista dell'intrattenimento? Zero. Io ho fatto il liceo classico e poi all'università ho fatto scienze politiche, il politico internazionale. Ho fatto il liceo classico, mi sono diplomato al liceo classico e portando una tesi sul teatro di Edoardo De Filippo, me lo ricordo ancora, mi piaceva molto. E poi è capitata questa circostanza stranissima. Io ho fatto solamente un paio di recite al teatro della scuola per mallevarmi da un problema molto forte che avevo, che era la balbuzie. Sì, infatti, che poi è parte della storia che c'è in questo libro. Io da ragazzino in classe alle elementari potevo essere interrogato solo per iscritto, perché sennò finiva l'ora, quindi dovevo gioco forza, era una balbuzia incalzante. Feci questo spettacolo a teatro, che era Assassino nella cattedrale di Beckett, una rottura di palle micidiale, però dovevo dire arrivano le guardie e mi ricordo che dicevo arrivano le guardie senza balbettare, la cosa mi colpì non poco e il regista mi disse vedi che se sai cosa devi dire lo dici in maniera fluida, mentre la balbuzia ti deriva da un ingombro di pensieri che vogliono uscire contemporaneamente, tipo raccordo anulare quando si intasa. Compresi questa cosa, iniziai a lavorare su questa corsia preferenziale e adesso balbetto molto meno, però ogni tanto balbetto ancora, soprattutto se sono nervoso o sono particolarmente arrabbiato, o insomma capita spesso che balbetto, però ormai sono incespicature lievi che mi hanno permesso comunque di continuare a portarmele anche nella comunicazione, perché poi non mi frega niente. È incredibile che sei passato da essere un giovane timido balbuziente a vincere un Guinness dei primati come l'oratore più veloce del mondo. Sì, è veramente insensato tutto questo, questo è veramente senza senso, però per quello che riguarda la timidezza invece è un processo che continuo a portare con me. Sono molto riservato e abbastanza timida come persona. Diciamo che l'ho detto anche nel libro, mi sono nascosto dove c'è più luce, cioè lì è il personaggio. I riflettori hai scelto. Sì, è il personaggio che nasconde l'uomo. Quindi l'uomo si sente protetto nella possibilità comunque di voler essere socievole, ma senza giocare la carta del volerlo essere, ma del doverlo essere, già che il personaggio lo prevede. Insomma, è un meccanismo psicologico abbastanza contorto e sottile, sei padrone di quel che taci e scegli di essere schiavo di quel che dici nella misura in cui questo fa parte della sfera pubblica. Se non ci avessi i baffi e la barba ti bacerei. Adesso una cosa tanto amore. Beh, ma è proprio la... Cioè, hai deciso di essere libero tramite un personaggio, diciamo, quindi. Ho deciso di permettere al personaggio, che comunque non è un personaggio inesistente, è una cosa che si è conformata attraverso la mia natura, la necessità comunque esibizionistica c'era, però c'era anche il pudore di doverla esprimere. E ma diciamo quanto, che...
quanto è voluta e quanto l'hai cercata poi? Cercata zero. Io diciamo che ho avuto una fortuna che auguro a tutti, che è quella di individuare o volontariamente o casualmente le proprie eccellenze. Credo che tutti quanti noi abbiamo delle eccellenze. La vera fortuna è capire quali siano. Tu magari, Federico, sei uno straordinario musicista, è un ragazzo di pensiero importante, ma chi lo sa, se fossi stato violinista, sarei stato forse il più grande violinista del pianeta, non ti è mai capitato un violino in mano. Ecco, a me è capitata questa curiosa circostanza, quando ero ragazzo, di accompagnare questo mio amico a fare questo benedetto provino in Rai, perché avevo il motorino io, sto boxer, l'ho portato e mi sono ritrovato in una circostanza che non cercavo minimamente, stavo studiando istituzioni di diritto romano, pensa che non c'entrava proprio niente. Ho fatto questa cosa e poi non so perché mi hanno tirato dentro, e dopo che mi hanno tirato dentro è passata una settimana, hanno chiamato a casa che volevano offrirmi questa opportunità di lavoro, che erano questa co-conduzione con Sandro Fedele e Marina Morra di un programma che si sarebbe chiamato 3-2-1 Contatto. Non volevo andare perché volevo continuare a fare l'università, io volevo fare la carriera diplomatica, volevo lavorare al Ministero degli Esteri, non mi interessava fare la televisione. Però quando mio padre seppe di questa cosa, che mi avrebbero dato 12 milioni di lire per tutto l'anno, quindi era un milione al mese, mio papà, che scaricava il burro ai mercati generali, mi disse: o ce vai o te vi accarci in culo a 2-2 finché diventano dispari. E quindi avendo studiato un po' di aritmetica, sapevo che a 2-2 dispari non sarebbero diventati mai, e sarebbe stato un infinito calciamento nel culo. E quindi sono andato, sì, esatto, insomma, è finita un po' così. Quindi anche quindi vuol dire che anche il tuo background, adesso non voglio entrare nel personale, non vieni da una famiglia di non c'entra tanto con il col mondo dello spettacolo, quindi le tue no, ricerche. Pensa, l'unica persona che potrebbe avere a che fare parzialmente con il mondo dello spettacolo è il mio nonno materno, nonno Pasquale, che è pugliese, che è di Trani, il quale, quando ero piccolo mi teneva sulle ginocchia e gli piaceva raccontarmi le favole, le storie dell'orrore. Il problema è che le raccontava nel suo dialetto, per cui io non capivo assolutamente una mazza di quello che diceva, però dal tono cercavo di assecondare la sua voglia di impaurirmi, per cui quando mi faceva aspetta, quando crescete e c'è sapere futuro e si vede e io non sapevo che era successo, però il tono mi faceva capire che in quel momento mi sarei dovuto spaurire, e per far contento nonno mi spaurivo. Questa è stata l'unica forma attoriale che ho vissuto, insomma, nell'arco della mia vita. Stavo cercando, ma non riesco a trovarla perché ce l'ho sul telefono con cui stiamo girando. Una tua dichiarazione rispetto ai social, no? Occhio a fare un uso centellinato dei social, perché rischiano di alienare completamente la popolazione. Ti ritrovi? Di questo sono assolutamente convinto. Credo che qualunque cosa, indipendentemente che sia l'opportunità dei social, che sia la tecnologia, che sia la medicina, che sia la comunicazione, che sia la televisione, sia la radio, sia la musica, lo sport, qualunque cosa sia, un conto è l'uso, un conto è l'abuso, ma questo vale per tutto. Certo. Nel momento in cui usi i social, ci mancherebbe altro, niente di malsano in questo, però la natura umana spesso, fin troppo spesso, passa dall'uso all'abuso, e quando diventa abuso perdi di vista buona parte nel caso dei social, perdi di vista buona parte della tua realtà concreta, quella tridimensionale, quella fatta di sensazioni, fatta di tattilità, di odori, di profumi, e quindi questa presunta corrispondenza di pensiero, ma sempre remota e sempre bidimensionale, se diventasse un abuso, come dire, toglierebbe valore alla tattilità, alla tridimensionalità umana, che è un peccato. Io vedo che molto spesso dei ragazzi si comunicano anche affettivamente i propri sentimenti esclusivamente via social. Credo che sia molto meglio e anche più, come dire, performante a livello di personalità affrontare le persone de visu. Ne ricavi una carezza, ne ricavi uno schiaffo, ne ricavi quello che ti pare, ma c'è una concretezza, non una liquidità eccessiva
che credo, se abusata, possa togliere molto piacere all'esistenza. Sì. Un'altra cosa che un po' mi turba, se posso, Federico, un'altra cosa che un po' mi turba è questo amore smodato per la velocità. La velocità tecnologica è un conto, la velocità umana, biologica è un altro. Non vorrei che, come scrivo nel libro, un treno deragliasse per cercare di essere veloce quanto l'altro. Credo che la nostra biologia abbia bisogno di tempi che la tecnologia invece può permettersi di non avere. Molte cose si stanno perdendo a favore di questa nuova divinità che è la velocità. Si sta perdendo il senso dell'attesa, che è un sapore, è una spezia meravigliosa delle cose che puoi conquistarti nell'esistenza. Ti perdi il senso dell'attesa, ti perdi anche il concetto di solitudine e di noia. C'è come una presenza costante di tante cose che puoi fare attraverso questi mezzi tecnologici, al punto che non ti annoi più. Ti portano un preconfezionato a disposizione, mentre credo che nella noia noi sviluppiamo buona parte della nostra personalità. E non vorrei che le nuove generazioni diventassero degli automi vampirizzati. Io notavamo guarda, la stessa cosa parlando, quando abbiamo parlato, abbiamo fatto la puntata con Fiorello, sì, che ci ha raccontato, praticamente ha parlato solo lui per un'ora, no? Ha monopolizzato il podcast, è stato fantastico. E notavamo proprio la differenza della vita pre-digitalizzata, in cui lui aveva dei momenti di attesa di 10 anni. Cioè lui ha fatto un momento di stop lungo 10 anni, prima di andare in televisione ha fatto una gavetta lunga 10 anni, che è una cosa che oggi non è facilmente ipotizzabile. Beh, in realtà è ipotizzabile, solo che nascono e muoiono star, per esempio, tipo me, io sono un fuoco di paglia, tra 2 o 3 mesi non mi conoscerà più nessuno. Su internet le carriere durano mesi, capito? Ma indipendentemente dalle carriere, io penso proprio come quotidianità... Una narrazione rispetto a quella che ci ha fatto Fiorello oggi è altamente improbabile. Sì, perché è tutto molto denso su internet, è tutto molto veloce, come diceva Paolo. Che ha i suoi pro e i suoi contro, eh? Cioè io... Si tratta sempre di uso e di abuso. Sì, ma tu come, cioè, rispetto a come individui, cioè, se dovessi fare una previsione, la vedi più... verso il distopico, cioè... una generazione completamente alienata e priva di sentimenti, o invece una giusta via di mezzo? No, priva di sentimenti è difficile, bisogna vedere come saranno le capacità di adattamento a questa corsa tecnologica così rapida e così veloce, nel senso che la tecnologia non è solamente una ricerca, ma è anche un mercato, e giacché è un mercato particolarmente florido, la gente verrà sempre più indotta a godere dei piaceri della tecnologia. La tecnologia moltiplica se stessa, moltiplica i suoi interessi, moltiplica i suoi mercati, e se non c'è chi acquista, se non c'è chi dipende da questi mercati crollano, giacché i mercati prigionieri non ne fanno. La tecnologia non è che si preoccupa degli effetti collaterali che potrebbe produrre, ah beh, certo, deve solo fondamentalmente vendersi. La natura umana però è sempre la medesima, uno sviluppo umano richiede molto tempo, la tecnologia ne richiede infinitesimalmente pochissimo, e di conseguenza credo che potremmo essere più facilmente soggiogati noi dalla tecnologia che noi soggiogare la medesima. E quindi non vorrei che nel corso del tempo si creasse una vera e propria generazione di finti umani, quasi androidi, in quanto dipendenti da questa sorta di flebo di possibilità che ti offre la tecnologia, e smettere di essere umani. È già così, secondo me. Io sono il prodotto di questo. Probabilmente è sempre stato così, nella misura in cui l'individuo si rapporta con un mondo di usanze e abitudini condiviso e che sopravvive all'individuo stesso. Vale a dire che noi, come uomini irrazionali, ci troviamo come immersi, no? In una realtà che sopravvive all'individuo, ma che viene foraggiata dalle generazioni che si susseguono le une sulle altre. Quando l'individuo, in verità, a prescindere dal comodo ragionare in termini di generazione, quindi quali sono le influenze che colpiscono le singole generazioni, l'individuo credo che possa conservare un tratto di umanità naturale, no? E quello che ti dicevo, cioè io non lo so cosa succederà, non so come ci si adatterà ad un ambiente che comunque
viene cambiato dalla logica dei mercati e dall'ambizione della conoscenza. È vero che, ad esempio, come scrivo nel prologo del libro, quando io ho comunicato con mio padre, mio papà, per trasferirmi ciò che gli era appartenuto nella sua vita, ha dovuto tendenzialmente solo allungare un braccio, perché bene o male parlavamo la stessa lingua, con delle differenze. Anch'io ho dovuto uccidere mio padre per crescere, come devono fare tutti, però potevo tranquillamente assorbire ciò che mi stava lasciando, perché era abbastanza similare, era abbastanza comunicabile. Oggi io con i miei figli ho maggiore difficoltà a comunicare ciò che mi è appartenuto e che continua ad appartenermi, perché loro sono altrove. Cioè si è creato questo digital device, questa profonda differenza rende la comunicazione, il trasferimento dei valori, che comunque tornano utili sempre in qualunque territorio, con maggior difficoltà. Tutto qui. Il fatto è che secondo me alla fine che cos'è che è naturale? Qual è la vera natura dell'uomo? Guarda, quell'animale fondamentalmente, la natura è quella. Quindi siamo belli lontani ormai da ciò che è il comportarsi da umani, tra virgolette. Guarda, no, io credo che siamo ancora in una fase embrionale di questo cambiamento. C'è un bellissimo saggio di Harari che racconta esattamente, Roberto, sto facendo una cosa, ti chiamo dopo, per favore. Ciao, Robby. Ciao, ti salutano tutti. Ok, ti dicevo... questo saggio di Harari è molto affascinante sotto questo aspetto. Si sta creando questo cambiamento. Noi siamo degli animali, nel libro li definisco animali con la spocchia, perché abbiamo questa grossa presunzione rispetto alle altre specie che vivono sulla Terra, dico, però. Noi dobbiamo mangiare, dormire, bere, evacuare e riprodurci. Questo poi è il meccanismo di base nostra esistenza. No, ecco, nel corso del tempo l'uomo ha cercato costantemente di mallevarsi dalla fatica di dover procacciarsi il cibo, eccetera, eccetera. Per cui si è creato delle situazioni di lenimento della fatica, dalla ruota al fuoco, ai trasporti, alla comunicazione, all'agricoltura, all'allevamento. La tecnologia è la deriva scientifica di tutto questo volersi mettere sempre più comodi. Il problema è che a forza di voler star comoda, la natura umana finisce per essere soggiogata da tutto ciò che la aiuta a essere comoda. Se la tecnologia ti aiuta nella comodità, finisce per diventare più importante della nostra biologia. E già che è la dose che fa il veleno, e i mercati mettono dosi importanti, non vorrei che l'avvelenamento fosse troppo precoce rispetto a quello che possono essere secondo me può essere un po' il concetto della corsa all'oro, cioè nel senso qualsiasi tipo di innovazione nella storia dell'umanità nel momento del suo avvento ha una fruizione quasi fanatica, sì, diventa di qualsiasi cosa. Ricordatevi, pensiamo al cinema, cioè la televisione. Certo. Quindi io la vedo un po' più positivista, si dice, perché può essere anche semplicemente una questione di alfabetizzazione, cioè nel senso il mezzo è nuovo, ne sono talmente ossessionato, talmente affascinato che ne abuso, ma col tempo è possibile che si attenui questa cosa. Cioè pensala, tu che vieni dal mondo televisivo, no? Cioè, pensala la mia generazione, che io sono in una terra di mezzo fra digitalizzato e televisivo. Siamo quattro sfumature. Io ho vissuto la generazione in cui la più grande aspirazione che si poteva avere da giovani era essere concorrente del Grande Fratello. Insomma, se ne potrebbe parlare, Federico. Beh, ma scusami, Martin, se ci vogliamo negare il fatto che in un determinato periodo storico una dei più grandi sbocchi, dei più grandi sogni degli italiani tra l'essere calciatore e essere concorrente, ma ragazzi, ma guarda, ci sono molte persone che non si curano del periodo storico, ma in che senso? Vivono la propria vita nonostante il periodo storico, quelle che sono, cioè, ma per l'amor di Dio, esisteranno delle eccezioni, ma per l'amor di Dio ma no, non ti parlo di eccezioni, ti parlo proprio di una misura che io mi auguro essere, se non minoritaria, comunque ma come adesso per esempio sensibilmente percettibile, no, nella società. Questo ragionamento lo puoi traslare nella medesima forma su oggi, cioè anche oggi ci saranno delle persone che non utilizzano internet e sono giovani. Tu, Martin, sei una di queste, per esempio. Cioè, ci sono persone che non abusano del mezzo
internet, no? Ma sono io ne sono totalmente soggiogato di internet. Ah, okay, vedi. Purtroppo non però non... esisteranno delle persone che saranno delle grandi eccezioni. Se vogliamo fare una statistica e parlare di parte preponderante delle persone, è plausibile che quello che è avvenuto con la televisione, che io personalmente ho avuto la sensazione, magari mi sbaglio, Paolo, secondo te c'è stato un periodo storico in cui televisivamente si regalava un sogno distorto rispetto alla realtà? Beh, certo, la televisione è stata per lungo tempo un focolare domestico nel vero senso della parola, era l'arma finale del dottor Goebbels, nel senso che la gente rimaneva mesmerizzata di fronte a questa scatola magica che ti permetteva di vedere altrove rispetto a dove tu eri in quel momento. E ti permetteva di sbirciare mondi totalmente ignoti rispetto alla tua vita consueta. Anzi, addirittura la televisione, nella sua progressione tecnologica, ha cominciato a rendere sempre meno percepibile il reale dall'irreale, che poi è un gioco politico di volontà di sottomissione dell'individuo non indifferente. Siamo passati dal bianco e nero al colore, e già col colore ciò che ci appariva, quando era bianco e nero era un'altra cosa. Distante. E noi eravamo colorati, quindi quello certo. Doveva essere finto per forza. Ah, non era in bianco e nero il mondo al periodo. Il mondo non era in bianco e nero. No, tu sei venuto fuori, che pensa, quando sei venuto fuori te già da diversi millenni era a colori, ma è incredibile questa cosa. Sì, sì, è incredibile. Tranne a Torino, ma solamente su una sponda calcistica. Dunque, già che era in bianco e nero, lì era per forza vero il tuo e non era vero quello. Poi è diventato a colori. Poi è diventato con elementi di qualità dell'immagine sempre più incredibili, si è passati alla volontà del tridimensionale. Va a capire mo ciò che è reale da ciò che è irreale, va a capire ciò che è realmente... guarda che... Il racconto della realtà spesso è il passaggio necessario per arrivare a percepirla questa realtà, però il c'è una misura con la medesima, il contatto con la medesima te la fa percepire lo stesso il contatto con la medesima, la sì, però il contatto con la realtà è sempre mediato da un racconto che se ne fa, vale a dire se io non conosco le big bubble, no? E a un certo punto entro in un tabacchi e vedo le big bubble, le noto, a quel punto non posso fare a meno di vederle attorno a me, quindi io vedo quel che conosco, e quel che conosco mi arriva attraverso un racconto che mi sono fatto della realtà, no? Sì, ma tu stai parlando di oggetti, e a differenza di quello che possono essere invece i pensieri. Quando ho scritto questo libretto, fondamentalmente ho cercato di rivolgerlo ai miei figli perché continuassero a distinguere i sogni dalle illusioni. I sogni sono roba nostra, ci appartengono, vanno assolutamente coltivati. Le illusioni invece sono un prodotto indotto dal quale possiamo rimanere feriti o deturpati definitivamente nel corso della nostra vita. Quindi coltivare i sogni ma diffidare delle illusioni. Come fai? Qual è la chiave per distinguere un sogno da un'illusione? Perché... Ciò che è dedotto da ciò che è indotto. Ciò che è dedotto è qualcosa che promana da te, ciò che è indotto è qualcosa che ti viene iniettato da fuori, con maniere sempre più sofisticate, al punto tale, come parlavamo prima della televisione, ad esempio, che non capisci più se una cosa è dedotta da te o è indotta da qualcun altro. Esatto. Cioè, questa sofisticata tecnologia confonde in questo senso. Sì, anche internet. Esatto. Ovviamente. Un'altra cosa. Sì, per quello dico, secondo me è una narrazione che è una stata narrazione infinita avanti. Quella della storia umana, certo, non c'è dubbio, ma talvolta riuscivi a distinguere il narratore dal racconto. Adesso non riesci più a distinguere il narratore dal racconto. È un po' più complicato capire se la storia è raccontata o se la stai confezionando te con la tua natura, col tuo carattere, con i tuoi desideri. Un altro aspetto che un po' mi preoccupa è la possibilità di occultamento della persona nel mondo che vedo l'anonimato. Mm-hmm. Una cosa mi inquieta tantissimo. Riuscire a credere di partecipare ma mantenendo le distanze da questa partecipazione. Il grande tema, Paolo, è perché dall'altra parte dell'anonimato c'è il non anonimato, cioè l'essere schedati, no? Cioè, quindi ci sono i due grandi estremi, no? Cioè l'anonimato,
che quindi può comprendere il non assumersi le responsabilità di ciò che si dice su internet, che è la cosa minore. C'è il poter commettere, fare delle cose in totale anonimato, delle cose anche illegali. E dall'altra parte poi c'è il grande tema che penso sia uno dei grandi grande oggetto di dibattito nel mondo degli hacker, per esempio. Perché è il tema del io voglio rimanere anonimo su internet e combatto il sistema governativo, se vogliamo metterla così, dal volerci schedare tutti. Big data. Te la voglio fare, esatto. Perché poi c'è l'altro grande tema, cioè ad oggi c'è l'anonimato, ma ad oggi con i big data, se io e te, se noi entriamo in uno stadio di calcio, molto probabilmente ci sarà un'azienda che saprà che cosa abbiamo fatto noi con la nostra scheda telefonica e che cosa abbiamo consumato in termini economici e ci profilerà in base a quello che ai dati che noi mandiamo. Sì, ma più che governo si tratta di soldi, per semplificare. Ma non ti chiede che la tecnologia non è comunque una forma di anonimato, non venga finanziata affinché diventi uno strumento utile a chi detiene il potere, ma che il potere, sia economico che sia politico. Secondo me ora il potere maggiore è in mano proprio ai privati, alle grandissime corporazioni. È Google, big data, sì, esatto. Cioè la possibilità poi di vendere queste informazioni a chi ha intenzione poi di sfruttarle per vendere dell'altra roba. Sì, giustamente Martini dice una forma di anonimato, però esistono vari scaglioni in cui cioè, arrivi anche a dare il tuo nome e cognome. Cioè, sai quando tu metti accetta il cookie? Vabbè, sì. Stai a parlare fra di voi. No, certo. Sai quando vai in un sito e ti appare la cosa accetta il cookie? Che cazzo c'è mai andato in un sito? Io non proprio Però teoricamente tu non cioè, chi stai mangiando, stai mangiando una radice, questo ci fa capire che sei ancora sei ancora vicino alla natura animale. Sì. I sapori ho visto anche il telefono che hai tirato fuori prima. Sì. Che devo ammettere te lo invidio un po', perché che quello un po' da spacciatore, che è quello, sì. Da sì, ci tengo solo il numero dei clienti, irritracciabile. È un esercizio, io non vorrei diventare un po' fricchettone con i miei figli, però quasi quasi lo smartphone, se mai dovesse ancora esistere, non glielo faccio avere fino ai 16 anni. È quello che scrivo nel libro. Ah, sì? Dovrebbero dare però c'è una misura entro il quale il telefono, il collegamento ad internet, purtroppo si è sostituito come una sorta di oggetto totemico, simbolico all'affetto. Cioè dietro un telefono in realtà tu hai il contatto con la fidanzata, la famiglia. Usare il computer. Bisogna vedere in quale misura, no? In quale misura, questo è sostituibile. Mio. Ma non posso. Perché se la socialità si è riversata all'interno di questi canali di comunicazione, Come fai a negare che privando una persona della possibilità di accedervi gli neghi anche una socialità, una piazza, certo. un luogo di incontro? Gli leghi, cioè, purtroppo, no, eh. Gli sostituisci un luogo di incontro. Gli sostituisci un luogo di incontro perché c'è una frettolosità dell'incontro. L'incontro si può anche poter voler attendere. Io ad esempio dovevo andare da Federico per fare questa cosa insieme a voi, poi si è creata questa circostanza. E la stiamo facendo in questo modo, se no si sarebbe atteso quando la circostanza fosse terminata, eccoci qua che ci saremmo incontrati dei visu e avremmo fatto questa cosa. È sempre stanze dove fa tutto benedettamente in fretta, anche perché toglie quella però fatica. Questo è un discorso che si lega magari alla necessità di sentirsi collegati, no? Di sentirsi comunicati quando manca invece il coltivare il silenzio, lo spazio vuoto, anche la solitudine, che è quello spazio di libertà che nessuno riesce a sostenere, perché la vera libertà sarebbe la solitudine, la più pura. Ogni scelta è una rinuncia. Se scegli un determinato percorso vuol dire che ne abbandoni un altro, non c'è niente da fare. Ma ad esempio buona parte delle problematiche che, continuando nel discorso che facciamo poc'anzi, potrebbe portare è anche la volontà costante di fare sempre meno fatica. In realtà è la fatica intrapresa che dà valore a ciò che si fa o certo. A ciò che si ottiene. Io vedo coi ragazzi a scuola, sì. I ragazzi a scuola studiano ad esempio via internet, no? E una ricerca, qualunque possa essere, è fatta con la pressione di un dito e
c'è una presunzione di conoscenza dopo che in realtà non è tale, perché ciò che non hai dovuto ricercare o faticare o trascrivere per poi apprendere non permane nella memoria. E sì, non ha valore. Non ha valore. Non gli dai valore tu stesso quando elabori il concetto. Hai risolto la giornata, ti sei preso il tuo bel voto, ma la mattina dopo di ciò di cui andavi cercando in rete non ti ricordi più una mazza. E quindi è completamente inutile. Perché dici che... Pensa che c'è chi parla del fatto... Pensa che c'è chi parla del fatto che adesso mandare a memoria non sia più utile, proprio per il fatto che tutta la conoscenza che è mai stata prodotta ormai è del processo mnemonico, certo. Io ma è un grande peccato, perché siamo esseri capaci di memorizzare, di immagazzinare, in questo senso. Di immagazzinare e tirare fuori quel patrimonio immagazzinato nel momento in cui riteniamo utile. Io ancora oggi mi ricordo una marea di poesie o di cose studiate a scuola. Perché? Perché dovevo fare fatica, e quella fatica ti si imprime come una cicatrice sulla pelle, per cui resta lì. Il giorno che ti occorre basta passare il dito su quella cicatrice e ti ricordi quello che accadde, e quindi ti ritorna in mente. A questa velocità non c'è neanche tempo di ferire e far cicatrizzare, quindi è tutto estremamente fluido, scorre tutto molto veloce, abbiamo una presunzione di conoscenza che però in realtà è figlia di un'ignoranza abissale se staccata dalla flebo della rete che ti permette di presumere di sapere tutto. Però ti faccio una domanda, vai. Io sono d'accordo su tutto, però cavoli, è inevitabile tutto ciò, è un'estensione di noi, cioè, ormai. Quando Martin dice vero. Effettivamente è vero, cioè, tu, io a mio figlio a 16 anni negherò i luoghi di aggregazione che saranno di tendenza in quel momento, che probabilmente saranno digitali e non di persona. Negandogliela, io lo sto spronando a interagire con le persone in maniera diversa, ma molto probabilmente le persone non saranno più abituate in grado di interagire con lui. E quindi è come quando il Papa dice non fate... il divorzio non è valido, cioè se non giochi al gioco non fare, hai perfettamente non fare ragione regole, hai capito? Perfettamente ragione. Un conto è negare, un conto è fargli considerare che ci sono anche altre possibilità. Bisognerebbe, cioè, è più una presa di coscienza, guarda, collettiva, guarda, dovrebbe essere. Era un grande sociologo, io credo che più che una presa di sociologo che si chiamava Guy Debord, che diceva i figli assomigliano più ai loro tempi che ai loro padri. Ed è verissimo questo, non c'è dubbio. Però lasciare che i padri trasferiscano una possibilità a disposizione di ragionamento su come accedere alla realtà, alla vita e alle circostanze, non credo sia una cosa da disprezzare. Poi, ovvio, noi ce ne andremo, moriremo, e loro proseguiranno la loro corsa, che sarà vestita degli indumenti dell'epoca, c'è poco da fare. Senza dimenticare che se magari papà ti ha detto che gli indumenti ogni tanto te li lavi, certo, può tornare utile. Che l'eredità migliore che si può lasciare. Esatto, un consiglio fondamentale. Di base, chiavi di interpretazioni sulla realtà, qualcosa che ti rimanga a mediare, no? Il mondo nel quale, che poi ti andrà a formare, se in una prima fase della vita il genitore o comunque la famiglia si pone come mediatore della realtà e te la racconta e cerca di trasmetterti anche delle chiavi interpretative, in un secondo momento sarai tu a tu per tu con il mondo, capace anche di scegliere. Ci sono delle realtà, dei valori e delle circostanze che sono trasversali a tutte le epoche, no? Ecco, non vorrei che queste venissero disperse perché ma non credo, sai, perché Paolo, fa cucitare da una velocità, ecco tutto qua. Dico, sai, 4.000 anni fa c'erano i faraoni che scrivevano nelle loro cronache i giovani d'oggi non saranno capaci di portare avanti le tradizioni dei nostri avi, sono degli smidollati, quindi credo che volente o nolente continueremo a rimanere profondamente umani. Non c'è nessuno smidollato, c'è solamente, probabilmente, se l'eccesso dovesse perdurare, secondo me c'è solamente una perdita di sapori, che non è una cosa terribile, ma non è neanche una cosa da poco, perché è come se ti venissero tolte un pochettino di papille gustative dall'anima. Però si spostano, forse, si spostano, vale a dire, tu giochi ai videogiochi? No, non sono capace, gioca mio figlio, io lo seguo.
troppi pulsanti, ti immagini, ti immagini capace di apprezzarne la ludicità, no? Un divertimento da questi. Apprezzo, perché, il suo entusiasmo, per dire... però ti assicuro che io lo vedo più entusiasta quando scende in campo con gli scarpini che quando gioca a FIFA 2000. Però quel tuo entusiasmo si è tradotto in questo nuovo media, in chi gioca ai videogiochi, per dire. Certo. Molti adesso provano nell'intrattenimento videoludico la stessa possibilità di vivere nuovi mondi che si ha nel leggere un romanzo, anzi nel quale sei addirittura partecipe, no, di una storia, di un intrigo. Quindi quella stessa sensibilità del quale tu parli, che rischia di divenire insapida in certi campi, comunque l'uomo trova il modo, per me, di traslarla nei nuovi mezzi, i nuovi territori che la tecnologia potrebbe essere, che nuovi la nostra... territori, esatto, sono dei far west costanti, no? Come se la nostra natura fosse immortale e i luoghi in cui la applichiamo cambiassero costantemente. Certo, cambiano i territori, che è quello che scrivo nel libro. Cambia il territorio, è molto diverso dal mio, ma credo che in quel territorio, quanto lo è stato nel mio, alcune cose tornano sempre utili. Sì, cambiano le trincee, ma la guerra è la stessa. No, ma io sono molto d'accordo sulla questione del sapore. Il paragone che mi è venuto subito in mente è passare da una cucina fatta a mano, dalla sdaura che fa la pasta, al fast food, che la sdaura, la sciura. Che io, Bologna, la sdaura, a passare da quello, ore e ore di lavoro, un ragù che ci metti 5 ore a farlo, a un fast food, che è... Il sapore è ruffiano, non c'è l'attesa di averlo cucinato, di averlo visto cucinare, non c'è, e lo mangi, c'è tradizione. Te lo finisci così. Ma poi anche è ancora più semplice. Se ma tu poi vai il fast food diventa tradizione. Posto, ma certo, se tu vai in un posto e attraverso un lungo processo seduttivo o anche breve riesci ad avere una bella donna tra le tue mani, sarà molto meglio di YouPorn. Ah sì. Poco ma sicuro. E che richiede un po' più di fatica, ecco, però sì. Poi c'è un valore ed un sapore differente. Certo. Sì, diciamo che ci sono mondi più belli di quelli che magari ci sono, per esempio a me, sono stati presentati fino ad adesso. Magari non ho vissuto robe fighe come poteva viverlo un uomo del 1400, non ho vissuto una vita così intensa fino ad ora. Magari nel 1400 un 22enne aveva vissuto delle robe, cioè... Certo. Ma te quanti anni hai? 22. Infatti no. Cazzo, io sono arrivato alla fine della matita, te nemmeno l'hai ancora comprata in cartoleria. Infatti, no, vabbè, hai iniziato prima di me la carriera, quindi... Ma va là, non sottostimare la tua vita, Luis, non... No, io però sono all'inizio. Sarà capace di stupirti. Goditi questo pionierismo esistenziale. Esatto. Ma spero di spronare attraverso questo media che tende a essere, a dare tutto subito, provo a vivere esperienze nel mondo reale e portarle qui per far vedere che esiste là fuori qualcosa di magico. Là fuori c'è qualcuno, esatto. Sì. Era l'idea del romanzo che avrebbe voluto scrivere sempre Stephen King e poi non ha mai scritto, o non ha scritto ancora. Un uomo da solo da ormai decenni sulla Terra, a un certo punto sente bussare alla porta. Cazzo, bellissimo. Panico. Suggestivo. Una domanda che volevo farti, non so quanto sia interessante, però... Un uomo, prima abbiamo fatto una piccola riunioncina noi, no, per capire di che temi affrontare, no? E mi sono chiesto, il personaggio, no, Bonolis, che è un personaggio che entra a casa degli italiani senza chiedere permesso, fondamentalmente, no? Cioè, ma quindi vengo deve... anche cacciato con facilità col telecomando, non certo, sì, certo, però deve mantenere un'aria istituzionale, ha senso come termine? No, ha senso il concetto di educazione più che di istituzionalità. Esatto. Cioè, mi chiedevo quanto invece
ti sei, cioè, ti è mai capitato di dover autocensurare dei tuoi pensieri rispetto a delle tematiche sensibili che in qualche modo avrebbero potuto, non dico compromettere, ma essere d'ostacolo al tuo lavoro? No, no, questo non mi è capitato. Mi è capitato che sono stato costretto a doverlo fare, questo sì, nel senso che l'editore di circostanza mi ha detto che avrebbe gradito se quell'argomento o quel determinato tipo di atteggiamento sull'argomento non venisse intrapreso, già che la cosa non mi costava grande sacrificio, perché avrei potuto dire le stesse cose altrove o intraprendere un atteggiamento così altrove. Ho accettato con tranquillità quella situazione, anche perché non sono io proprietario della televisione, certo, sono delle mie idee, quindi... Però... No, no, ma infatti io dicevo con te stesso, ti mai... cioè... No. Che è una cosa che tipo a me capita, ma da più giovane, più con un impeto, diciamo, caratteriale meno pacato di quello che ho ora, di non riuscire a mordermi la lingua, ma essendo in una posizione che in nessun modo poteva compromettere ciò che facevo, lo facevo. Cioè, a te è mai capitato di dire ma non lo faccio perché non... A me mi è capitato di non fare o di non dire determinate cose, nonostante, ti devo dire, ci sia una profonda irriverenza o volontà di desacralizzazione nelle cose che faccio. Talvolta mi sono morso la lingua quando pensavo che quello che avrei potuto dire avrebbe potuto ferire chi avevo davanti, cosa di cui non avvertivo la necessità. Io sono contento se con te posso ridere e scherzare, se scherzo con te, Federico, posso ridere e scherzare dei tuoi tatuaggi, posso ridere e scherzare dei tuoi atteggiamenti, perché presumo che l'accetti come una sciocchezza per lo certo. Stare insieme. Ma se sapessi che tu hai una cosa che percepisco ti ferisce laddove la tirassi fuori, ma non c'è un motivo al mondo, siamo lì per stare bene, non per far star male qualcun altro, hai capito? Quindi... Certe volte il cinismo che viene interpretato è semplicemente perché gli altri sono un po' troppo ingessati, secondo me, perché gli altri sono un po' troppo affettati. Non sono io che sono cinico, io non ho mai fatto male a nessuno, non ci penso proprio. E una cosa mi farebbe stare molto male dopo se avessi mai ferito qualcuno. Forse è capitato pure, ma di sicuro non volontariamente. Certo. Mi piace l'irriverenza, perché credo che sacralizziamo troppa roba stupida, e questa sacralizzazione tendo a smontarla, così è la trama di fondo di Ciao Darwin, se è per questo, ed è la trama comportamentale mia in molte trasmissioni. Sono stato anche lì a desacralizzare l'importanza di come si trattano i bambini, fin da quando facevo Bim Bum Bam a chi ha incastrato Peter Pan, quegli atteggiamenti a chi capita, gli capita, è una cosa che ti giuro mi mandava ai pazzi quando ero piccolo io. Ma guarda, questo è vero, io ce l'ho ancora impresso come memoria biologica questa cosa. Io mi ricordo mio zio, era un pomeriggio, io ci avrò avuto, che ne so, 2 anni, 3 anni, eppure questa cosa mi è rimasta impressa, che stava litigando con mia zia. Allora, perché hai capito? Perché non so che dicevano. Sono entrato io, apetati partito, che c'è? Io cazzo mi sono detto, ma che è scemo questo? E poi i bambini sono piccoli adulti, non so se li parli esatto, normalmente. Che gli è preso? Non ho fatto questi ragionamenti che ero troppo piccolo, ma ho pensato veramente, non so, un embolo, una cosa, che penso gli è successo. E quella cosa mi è rimasta sempre impressa, perché mi diede fastidio, dico, perché a me parla così? La facciata proprio. Sì, sì, guarda, vabbè, una persona battere... molto più saggia di me diceva che... C'è molta affettazione, però quello che diceva Federico non è sbagliato, perché sai... Quando poi per casualità o per bravura o per circostanze comunque capiti nel fare questo tipo di lavoro che ho fatto io per 40 anni, che ti dà tanti privilegi, ti dà guadagni, ti dà ricchezza, ti dà conoscenze, ti dà la possibilità di stare con gli altri in una maniera più rilassata quasi, e non vorresti mai perderlo tutto ciò. E allora hai paura che qualunque passo falso tu possa fare finisca per compromettere questo tuo privilegio. E purtroppo questo capita a molti, e vedo molte persone fare il mio stesso mestiere camminando sulle uova. Ed è a quel punto ti spersonalizzi, ed è veramente un peccato, perché finiscono per assomigliarsi tutti.
Sì, poi è, cosa... è controproducente perché magari il tuo modo di fare poi è più piacevole da seguire e credo ne che sono sia convinto. Proprio, è un circolo vabbè, è virtuoso. Ovvio che dopo poi assopisce tutto. È chiaro, narcotizza la personalità. No, poi narcotizza proprio una macro area che può essere proprio l'intrattenimento TV. Cioè noi abbiamo fatto la diretta l'altro giorno io e Paolo, ma e io conosco poco di televisione, ma se tu parli per esempio con Luis, cioè Luis non... Penso, cioè, no, io conosco un po' di televisione, non conosco i presentatori degli anni Ottanta, quando mi vengono presentati dei nomi, anzi da prima degli anni, no, da prima di quando sono nato io, non li conosco, non ho avuto questa educazione. Tu non guardi televisione. No, io però sono cresciuto con Avanti un altro. Adesso che poi... Tu sei cresciuto con Avanti un altro, madonna, mi fai sentire vecchio. Guarda che Avanti un altro è stato un grande inseminatore, bellissimo Avanti un altro, bellissimo. Sì, ma io ero già grande quando c'era Avanti un altro. No, vabbè, anch'io ero già grandicello comunque. Ma Avanti un altro è molto divertente perché Avanti un altro è molto irriverente. Sì. E poi è un processo assurdo perché io mi sono divertito a scrivere quella trasmissione che è stato difficile farla passare perché loro avrebbero voluto che facessi uno dei tanti format che c'erano a disposizione in giro. Ho detto, guardate, se devo fare un preserale me lo scrivo da solo. E la cosa che mi ha divertito farlo è stata innanzitutto lasciare spazio a qualunque tipo di controtempo comportamentale da parte del conduttore, a dispetto di quello che si faceva prima, dico io faccio il contrario. E io mi ricordo quando vedevo la televisione da ragazzino e c'erano delle domande, non so, Mike Buongiorno chiedeva, allora mi dica quanti erano i Beatles? E quello rispondeva 21. No, sbagliato. Attenzione, un'altra domanda. Ma sbagliato un cazzo. Uno che mi dice che i Beatles erano 21. Fermiamoci un attimo. Io devo capire chi sei, chi cazzo t'ha partorito. Infatti... dove hai vissuto sino ad ora? Se sei di un'altra galassia, dici, porca infatti puttana, lo show era praticamente tutto lì e quando un personaggio era interessante lo tenevi 2-3 puntate, ma mi sì, ricordo. Ma è meraviglioso, ma senza infierire, però al contempo, in Avanti un altro, ci sono tutti quei personaggini, quelli del salottino, quei personaggi che entrano e fanno le domande, che sono l'incarnazione dei miei incubi e dei miei sogni, hai capito? Li ho messi tutti là. Che cos'è che mi piace? Cos'è che mi ha fatto sempre ridere? Mi hanno fatto sempre ridere, che ti devo dire, gli alieni. Mi hanno fatto sempre ridere le donne con le tette gigantesche. Il surfer australiano. Ho dato corpo a questi fantasmi della mia personalità malata e li ho creati come portatori di alcuni tipi di domande. Insomma, mi sono creato un mio microcosmo, un ecosistema personalizzato nel quale divertirmi e cercare di far divertire gli altri. Poi accanto a me c'è sempre stato mio fratello Luca, che è The Dark Side of the Moon, o sono io il Dark e lui non lo so, Brian. Però è una simbiosi quasi assoluta. Lui vive altrove, è altrove, è stato partorito altrove e quando morirà andrà altrove rispetto a dove andremo tutti noi se andremo da qualche parte. È lui l'alieno di cui parlavi, non quello... Non... Lui è qualcosa che ogni a livello tecnico televisivo ti permette di svisare qualunque tipo di racconto. Cioè qualunque cosa tu stai facendo puoi trasformarla in qualcosa di più leggero, di più divertente o di insolito, e questo crea secondo me un meccanismo che nella televisione, come in qualunque tipo di racconto, è fondamentale, cioè l'inaspettato. Nel momento in cui tu sai che può accadere qualcosa che non segue la traiettoria che stai seguendo, sei comunque un po' più interessato a vedere cosa mai potrebbe accadere. Certo. Luca è questa imprevedibilità assoluta fatta carne. Siete la coppia televisiva che perdura di più nel tempo, perché si sono sciolti praticamente tutti e gli unici che sono rimasti siete voi. Sì, perché indipendentemente non sapremmo dove andare probabilmente. Però è bello. Dice che si sta scaricando la batteria, che si fa? Ma no, penso che noi abbiamo... Ci siamo, ragazzi? Ah, che ne so io. Ma se voi avete Luis, la domenica libera, io ci sono. Io tra un pochino vi devo mollare, che devo fare la diretta su TikTok. Cazzo, un altro... Il teenager più di tutti noi.
fosse stata un'alternativa di livello. TikTok, che è un cartone proprio... animato, cos'è? TikTok è il nuovo social per le nuove generazioni. Sì. Che tipo Luis, cioè Luis non usa TikTok, quindi fa parte della una nuova generazione che incombe su di noi. Ah, è quello che usa mia figlia, TikTok. Vedi? Io c'ho questo, ma fa TikTok, non so che caso, non so cosa serve. No, ti volevo chiedere una cosa prima di lasciarci. Prima che ti lascio io. La liquirizia, il filamento si è infilato bastardo di traverso. Comunque dove non doveva. Faccio la Heimlich Manöver. Rispetto a tutto quello che ci siamo detti, no? Quindi l'avvento delle tecnologie, l'eventuale deriva, se vogliamo definirla così, ma la situazione attuale, cioè di straordinaria che stiamo vivendo oggi, straordinario nel senso fuori dall'ordinario, ti ha permesso di cogliere internet più come una risorsa e meno come un pericolo? Oppure la tua percezione, la tua idea rispetto al web è la stessa? No, sto facendo un uso, non ne farò mai un abuso, tutto qua. Sono convinto di questo, qualunque cosa può essere utile, insomma basta. Sì, per favore, dell'acqua è anche un prete. No, un atteggiamento mediocre nella più nobile accezione del termine. Certo, è un po' come i ragazzi di Via Panisperna che hanno lavorato alla scissione dell'atomo, poi si poteva fare energia e ci hanno fatto la bomba atomica, insomma poi di ogni cosa ne puoi fare un uso anche maldestro, no? Certo. Se vuoi proprio concludere su quello che è il... grazie davvero Giuseppe, se tu puoi concludere, c'è un passaggio del libro. Sì, vai. Leggilo pure, che è quello che ho scritto io, che parla di Dio e internet. Che è una... Ok, io volevo parlare quello della castrazione dei gatti, però... Ma quello faceva ridere, cazzarola, dai. Ma non si fa, ma roba brutta. Beh, quella dei gatti è fantastica, cioè che tu dici, mia moglie... No, raccontala tu che la racconti meglio. Ma no, ma era un racconto elementare, cioè i bambini volevano un gatto, io dico, vabbè, io vorrei che gli animali stessero fra di loro, però... Vabbè, abbiamo sto cazzo di gatto. Entra il gatto dentro casa, e perché uno prende un gatto? Per volergli bene, no? Bello, micio. Okay. Però il problema è che il gatto va in calore, come noi, come chiunque altro, per cui il primo atto d'amore vero fatto nei confronti di questa bestia è stato tagliargli i coglioni. Adesso io mi domando, ma può essere un atto d'amore la prima cosa il taglio dei coglioni? Io ho sto gatto che chiamo Farinelli, che Farinelli. Sì, che gira per casa e fa, ogni tanto fa miau. Se ci pensi, il gatto che può fare nella vita? Miau. Mangia, dorme, scopa. Si riproduce, non è che poi dice, vabbè, ma non c'ho i coglioni, sai che faccio? Mi collego a internet, oppure mi guardo la Champions o mi vedo un film. Cazzo. Quello gli hai estirpato un quarto d'esistenza per potergli fare micio miau quando torni a casa. Ma non se fa, dai, su. Non lo trovo, dov'è che è internet? Guarda, credo che sia nel capitolo ok. Come sono chiamati i capitoli? Ognuno ha nome suo. C'è quello sul gatto Farinelli. Poi c'è quello sulla religione che si intitola L'ammorbidente per l'angoscia. Bello. Che poi quello E quale è il primo, l'incipit, è quello che scrivo io, perché quello in corsivo è quello che ho scritto io. Credo che l'idea di Dio? Sì, però allora, vediamo se... Madonna, che ansia, raga, devo leggere un po'. Leggi. Credo che l'idea di Dio e la sofisticata tecnologia della rete siano un po' la stessa cosa, almeno come vengono percepiti dalle nostre ansie. Insomma, la natura umana è senza scopo. Lo spazio la limita e il tempo la corrode. Un bel problema. Come se ne esce? Signori, Dio e internet vi mettono a disposizione appetitose realtà virtuali nelle quali liberarsi delle zavorre della nostra vita. Lo spazio e il tempo. È vero che Dio vi offre uno scopo, ma l'alleggerimento da spazio e tempo è solo in ottica ultraterrena. Internet, di contro, con la sua velocità e l'immensità dei suoi contenuti, annulla quasi completamente la gravità spazio-temporale già nella nostra dimensione. Se poi, nelle infinite maglie della rete, si nascondesse e si scoprisse anche la risposta al mistero del senso, beh, magari le vostre preghiere verranno servite, prima o poi, da una nuovissima app. Venghino, signori, venghino. Beh, direi che è una fantastica chiusa. Beh, ti ringrazio. Grazie mille Paolo di essere stato con noi. Ciao ragazzi, grazie bene. A te Paolo. Non lo facciamo mai, ma lo consigliamo, il libro di Paolo. Eccola.
Peraltro va tutto al CERS, quindi è un'occasione ottima per far star bene dei ragazzini che bene non stanno proprio. Grazie davvero. Grazie mille, Paolo. Grazie a voi, ragazzi. Grazie a voi. Paolo. A presto. Dando del voi. Grazie a te. Ciao, ragazzi. Grazie. Alla prossima puntata. Ciao. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Grazie. Ma se sta strozzato.